Ospite speciale della puntata di questa sera, 8 febbraio 2018, terza del Festival di Sanremo, è stata la bellissima Virginia Raffaele. Una Virginia Raffaele che mi ha letteralmente lasciato soddisfatto nel vederla. Si è presentata con un lungo abito di colore scuro, capelli lunghi senza elastico, piuttosto visibili e soprattutto la simpatia che da sempre la contraddistingue. Nella puntata di oggi ho fatto diverse battute alla bella, brava e simpatica Virginia nei confronti del conduttore che è stato per l'appunto Craio Baglioni, il famoso cantante, ma anche adesso promosso a ruolo di presentatore. Tante sono state le battute, non è mancata la sua frizzantezza, la sua bria, il suo brio, scusatemi, la sua allegria contagiosa che la contraddistinguono. Ha portato in scena però anche qualche, diciamo così, cavallo di battaglia in senso di imitazioni. Infatti ha, diciamo così, interpretato il ruolo della simpaticissima Michelle Hunziker in modo davvero simpaticissimo e mirabile. Quando però a un certo punto Claudio Baglioni ha deciso lui di, pensate, interpretare il ruolo di Belén Rodríguez, e l'ha fatto in modo abbastanza divertente perché ha assunto la stessa postura che Virginia Raffaele assume nel momento in cui va a interpretare il ruolo di Belén Rodríguez. Sono soddisfatto, sono davvero contento di questa presenza che è un valore aggiunto al Festival di Sanremo di oggi, 8 febbraio 2018, nella puntata numero 3 del Festival di Sanremo, il Festival della canzone italiana per eccellenza. Che altro aggiungere? Sono stati davvero momenti epici quelli di oggi, davvero straordinari. Simpatia è davvero un elemento aggiuntivo di questa donna che continua a stupire tutti grazie alla sua bravura e alla sua immensa capacità. Altro non vi posso aggiungere, però sono convinto che rivedere la bella Virginia in questa ottica, in questa tematica del festival, penso che possa solo farvi stare bene e rasserenare la vostra serata oppure la vostra nottata, a seconda dei punti di vista. Grazie, il video termina qua, complimenti a Virginia, un saluto e al prossimo video.